Nel big match d'alta quota del girone F di Serie D, blitz esterno del Fiuggi che spugnano Taresco con il risultato finale di 0-2. Decisiva la doppietta lampo di Soue che nella metà della ripresa ha deciso la partita a favore degli uomini di Romondini. Occasione sciupata invece per gli abruzzesi che mancano l'aggancio al terzo posto ed interrompono la striscia positiva di 2 vittorie consecutive. Con le immagini di Danilo Di Giandomenico passiamo agli elezzi della partita. Il primo tentativo in porta è di Valenti al sesto, si coordina in bello stile il numero 10 rosso-blu, ma spedisce abbondantemente al lato. Più pericoloso Petruzzi, che raccoglie un invito da fermo di Esposito e di testa manda alto. Il Fiuggi si difende con ordine ma non riesce a mettere il muso avanti, e dai calci piazzati che la formazione laziale prende coraggio, la sponda aerea di Soue è provvidenzialmente risputata in corner da Gallo. Il primo tempo scorre via senza grossi sussulti, ma al 38 sfiora il gol Montesi che sfrutta il rimpallo al centro area e calcia a botta sicura, miracoloso Maio sulla linea di porta a salvare il risultato. I teramani non ci stanno e nell'ultimo minuto utile della prima frazione si mettono in luce con Valenti che dalla lunga distanza testa i riflessi di Meceri, vigile nell'occasione. Il secondo tempo si apre sulla falsa riga del primo con un tentativo del solito Valenti che, ben servito da Maio, è impreciso all'atto del dunque. Ancor più spettacolare è lo slalom nello stretto del fantasista di casa, il piattone diretto all'incrocio dei pali, però termina alto. Nel momento di massima pressione, tuttavia, i ragazzi di Romondini fanno lo scherzetto. Al 62esimo è glaciale Soue, che raccoglie un pallone vagante dal limite dell'area ed infila Sciba sul primo palo per il vantaggio ospite. Sulle ali dell'entusiasmo, Soue si ripete una manciata di minuti più tardi, quando sbuca all'improvviso sul secondo palo, sorprendendo nuovamente la retroguardia rosso-blu per il raddoppio laziale. Doppia doccia gelata per il notaresco, che all'improvviso si ritrova sullo 0-2. Prova a scuotere i suoi Scimia, che sfiora il palo, e poi Maio, che di testa impegna Meceri. Epifani ridisegna i suoi attrazioni anteriore e col 4-2-4 mette subito in mostra Dorato, il quale, appena entrato, si fa notare per una pericolosa conclusione di testa. Le occasioni rosso-blu si moltiplicano, ma il risultato resta invariato. L'assolo di Pampano si spegne in corner, complice una deviazione di un difensore avversario. Il numero 11 col mancino ci riprova dal limite dell'area, controlla con lo sguardo Meceri e il pallone va sul fondo. Non sortiscono effetti gli ultimi affondi locali e nei minuti di recupero, in contropiede, il Fiuggi sfiora il tris, sbattendo addosso a Sciba. Non succede più nulla ed al termine di una sfida equilibrata e maschia, il direttore di gara pone fine alla contesa. Pomeriggio amaro per gli uomini di Epifani, costretti al brusco stop. Scappano via i laziali, ora più 4 dal notaresco. Sì, è una buona partenza, una buona ripresa. E naturalmente sappiamo di affrontare due trasferte difficili, importanti, soprattutto quella di oggi contro, penso, una delle squadre più forti di questo girone. Però devo dire che ogni partita i miei ragazzi mi stupiscono per il sacrificio, per la voglia, per la continuità, per il cuore e per lo spirito di appartenenza che mettono in ogni partita, tutti quanti, dal primo all'ultimo, e quindi devo sempre e solo, diciamo, ringraziare loro e esaltare le loro qualità tecniche, ma soprattutto umane. Ma sinceramente non ci stiamo pensando, proprio perché se parliamo di equilibrio, parliamo di compattezza, naturalmente bisogna prendere prima gli uomini giusti e poi i calciatori. Quindi questa è la realtà. Poi tutto, diciamo, può succedere. Noi siamo contenti e oggi in modo speciale volevamo da parte nostra dedicare questa vittoria a Marco Golini, che gli è venuto a mancare il papà, e quindi a livello umano e morale, naturalmente, ragazzi, anche per questo hanno messo qualcosa in più. Sì, c'è molto amaro in bocca oggi, perché volevamo fare una grande gara, volevamo vincere e purtroppo non è andata così, anche se la partita, il pallino della partita, il gioco l'abbiamo avuto sempre in mano noi, abbiamo cercato sempre di fare le cose, abbiamo cercato di rompere le due linee che hanno fatto loro,
Abbiamo preso due gol stupidi, uno peggio di un altro. Siamo stati nel primo troppo ingenui, nel secondo abbiamo perso l'uomo in aria, e prendere gol così vicino ci ha un po' distrutto la partita. Però rimane il fatto che veniamo da due grandi partite, oggi invece abbiamo fatto male. Meno male gli altri risultati, ho visto che ci hanno dato una mano oggi, però se vogliamo ambire a qualcosa di importante dobbiamo fare altri tipi di prestazioni. Per noi niente, perché abbiamo già fatto, andiamo cercando un fuoriquota a sinistra, ma per il resto non facciamo niente. Sì, e questo è come l'anno scorso, è stato il mercato sempre aperto, questo dà modo alle squadre di rinforzarsi e quindi avvalora quello che ho detto prima, che è un campionato molto difficile, bisogna stare attenti perché poi tutte le partite saranno difficili da qui alla fine.